Buongiorno da Loreo, oggi vogliamo fare un piccolo sondaggio non scientifico su cosa pensano i cittadini di Loreo dell'Unione eventuale, visto che è un'idea sorta a Portoviro, in particolar modo dal vice sindaco Doriano Mancin, di unire Loreo con Rosolina e appunto Portoviro. Favorevolissime. Perché? L'economia gira un po' meglio dappertutto. Tu dici che magari unendo queste tre realtà diventerebbe un maxi comune? Sì. E non potrebbe che uno sopravvale l'altro e magari perdono qualche identità, Loreo, Rosolina? No, allora no. Se si deve pensare così, già si parte col piede sbagliato. Per me è lo stesso. No, diventerebbe un grosso paese, potrebbe avere benefici, secondo lei potrebbe essere cosa buona e giusta? Non ho niente in contrario. Sarete contento? Certo. Beh sì, certo, sì, sono un bel comune, un bel grande. Non avrebbe paura di perdere le caratteristiche anche storiche di Loreo? Non penso che sparda niente, è roba che resterà sempre. Anzi, e va in produzione, va più in grande. Ma io non sono tanto d'accordo, perché credo che sono tre comuni che i va mia d'accordo. Vi è troppo attrito tra loro. E tra Loreo e Rosolina? Quello può darsi che ci può. Che possono amalgamare un attimino, dai. Perché lei pensa che magari quelli di Portoviro sono un po' più splendidi? E quelli di Rosolina? Diciamo che più o meno sarà così, più o meno è così, sì. Grazie. Abitate di Portoviro a Loreo. Sareste contenti voi di unire Loreo, Rosolina e Portoviro? Perché no? Cioè diventerebbe un bel paese, importante? Però c'è troppo campanilismo ancora, bisognerebbe prima lavorare su quello. Ma quello sarà duro a lavorarci. Insomma. Contento di unire? Ragazzi. Perché diventerebbe un grande paese o per cosa? Perché c'è di più iniziative, diciamo così, a Portoviro e Rosolina, soprattutto. Se spiace che... Sì, diventerebbe un paese importante e Loreo darebbe il suo contributo. Sì. Non favorevole, contrario. Perché? Perché è meglio così, essere ognuno nel suo comune, a parte che poi dopo, ora della fine, si fa sempre quello che vogliono loro, quindi penso... Contrario. Contrario, sì. Contrario. Perché? Perché amaga ferrovia. Ecco, non lasciandoci ingannare dal fatto che più o meno il 60% è favorevole e il 40% è contrario, diciamo che le persone che non hanno avuto rispondere davanti alle telecamere erano contrarie. Quindi, che dire, forse un 60% è sfavorevole e un 40% è favorevole a quest'unione. Ma comunque, come ripetiamo, non è uno studio scientifico, è solamente molto molto artigianale, ma comunque fa piacere che le persone possano rispondere e possano dire la loro. Ciao ciao!